Società per il trasporto pubblico, termali, fiere, farmacie comunali, comprendono un po' tutti i settori. Le 150 partecipate toscane, soprattutto della regione, ma anche comuni, primo fra tutti Firenze, della lista nera del supercommissario alla spending review Cottarelli, secondo il quale in Italia una su quattro è in passivo. In Toscana la media è più alta, 4,5. Ci sono quasi tutte le società della salute e la Fondazione del Maggio Musicale. E in cima al primato negativo di efficienza c'è la società Terme e Benessere del gruppo pratese Gualtieri, con una partecipazione però minima del comune di San Casciano e della provincia di Siena. O l'azienda di trasformazione ittica di Orbetello Copaim, anche qui solo con un 5% della finanziaria regionale Fidi Toscana. Ben più consistenti sono invece le percentuali di presenza di enti locali e USL della zona nel polo universitario grossetano, che nel 2012 aveva un patrimonio di 1,6 milioni e perdite per 1,10, o nei servizi della strada del Comune di Firenze, che ha un ROE del 63,36%. Il ROE è il Return of Equity, l'indice di redditività del capitale proprio, esprime insomma i risultati economici di un'azienda. Tra le delusioni recenti troviamo in lista anche l'impianto di Calenzano per il riscaldamento con sola legna vergine, inaugurato nel 2010 e già in pesante perdita nel 2012. La stretta sulle aziende, fondazioni, SRL o SPA sostenute direttamente o indirettamente da capitale pubblico va verso l'eliminazione delle società che non forniscono servizi essenziali o incentivi all'aggregazione, ma anche alla quotazione in borsa. Palazzo Vecchio ha già annunciato per settembre un riassetto, si vedrà. Intanto Stefano Mugnai, consigliere regionale di Forza Italia, denuncia anche in Toscana quello che Cottarelli ha scritto nel suo programma di razionalizzazione. Spesso queste partecipate non hanno dipendenti o sono meno dei membri del consiglio di amministrazione. Il sospetto è che siano state create principalmente per dare posizioni di favore a qualche amministratore o dipendente. Un poltronificio, insomma.